Approvato il documento unico di programmazione in Consiglio Comunale, 173 milioni di opere, la maggior parte, comunque buona parte sono fondi del PNRR, ma non solo. No, non solo, ci sono anche fondi della Commissione e ovviamente c'è anche molto di fondi propri del Comune, questo è chiaro. Lo vediamo soprattutto nelle integrazioni, definiamole così per essere più chiari, laddove con i fondi PNRR c'è un aumento dei costi delle materie prime, che questa è una situazione a livello nazionale, l'aumento dei costi delle materie prime che incide anche su di noi. Quindi molte volte dobbiamo provvedere a completare il fondo con soldi provenienti dalle casse comunali. 173 milioni in totale, che poi sarebbero di opere, di lavori da fare. Sì, questa è la somma complessiva, tenendo conto che alcune opere sono state già realizzate, è chiaro, perché altrimenti scendiamo come importo a 162 e qualcosa di opere che sono state finanziate e che stanno prendendo l'avvio. Quindi parliamo di opere che hanno progetti, molti dei quali opere sono state già affidati i lavori, per altre si sta facendo la progettazione definitiva. Tra queste poi ci sono le opere nuove, tipo la piazza Villa Falchini, cosa c'è di nuovo, di altro? Beh, Piazza di Villa Falchini che sul quadro triennale cuba 400.000 euro, quindi una somma importante, ma l'importanza non è tanto nel valore economico quanto l'importanza sociale che quest'opera ha per quella frazione, un'opera che veniva richiesta da tempo. Gli importi poi, altri importi sono dislocati su varie opere per completamento o per opere diciamo piccole che proprio per il loro importo non sono inserite all'interno del piano delle opere pubbliche. Critiche dall'opposizione, soprattutto per diciamo, mutui portati avanti dall'amministrazione in tal senso, per l'utilizzo di fondi del comune. Allora, partiamo dal presupposto che quando siamo arrivati e quindi abbiamo preso piede in questo comune, il bilancio comunale non poteva sopportare mutui. C'è stato un lavoro di fondo quindi che ci ha permesso e ci ha dato la possibilità di prendere due mutui col credito sportivo, quindi a tassi veramente agevolati. Possiamo ancora fare dei mutui e sinceramente, per quanto riguarda il mio punto di vista, questo è un dato positivo e anzi l'amministrazione dovrebbe fare, se proprio ha la possibilità di fare, o anche altri mutui. Rispondo all'opposizione dicendo che grazie ai famosi derivati, di cui la causa ancora non è stata portata a termine, questo comune ha vincolati, quindi in un fondo a parte, accantonati, quasi più di 1,6 milioni, che invece potrebbero essere benissimo riutilizzati e ridati alla collettività.